Te Giovanni, guarda qua, ho trovato l'offerta, guardala. Oh nonno, ma alla tua età ancora cerchi offerte per apparire in televisione? Ma sì, ma dai, ma proviamoci, cercano un conduttore per un programma televisivo, là. Diamola, aspetta, vediamola chi è che... Momento. Il dottor Giacomo Dell'Opera, non è mica quel cifolo là che c'era all'ultimo Codogno che sono andato. Sì, era lui, e mi ricordo anche che non è andato nel migliore dei modi. E ho capito cosa faccio. Io parlavo in dialetto, vado al Gappias mia. Infatti, non mi piaceva che parlavi in dialetto. Il contempo, qua andava a condurre una trasmissione in dialetto, me lo spieghi? E ho capito che non gli piaceva il dialetto. Cosa devo fare? Io parlo così. Lo conosci il dialetto romano? Lavoro per il cognome mio. Se tu vai là, io che cambio tutto il curriculum, ne creo uno falso, ma te. Vai là e parli romano, vuoi vedere che ti prendono, eh? Sei sicuro? Allora già, va bene. 15, 11, track, perfetto. Questo qua è un incubo. Lasciamo le mani. Ma fai? Diretto romano io, eh. Ma scusa, ma Roma, mica quelli che sono giù, mafia, pizza, mandolino, quelle robe lì. No, senta, guarda che se qui sei venuto qui per prendermi in giro se ne può anche andare. Lei è il candidato numero 7. Tanto c'è scritto anche che lei è di Roma. Poi arriva qua, basciamo le mani, ma se vado a prendermi in giro, guardi, torni indietro da dove è venuto, eh. No, sono fatto del Roma, ha ragione. Grande Ertotti. Come guardi, non voglio sapere niente. Piuttosto, dato che lei tanto è de Roma, Ertotti e tutte quelle robe lì. Vediamo, facciamo qualche domanda, se sa. Se vediamo come parla bene. Prego, prego. Prego, prego. Guardi, non ho bisogno del suo prego per andare avanti. Andiamo qua. Domande che poniamo a tutti per vedere la dizione. Non so neanche cos'è la dizione, un po'. Vabbè, lasciamo stare. Allora, mi dica per favore il nome di una figura geometrica. Se sa la geometria, eh. Triangolo. Sì, e se evita di dire triangolo perché a me il dialetto mi sta qua, cortesemente. Andiamo avanti. Il nome di un animale. Ercane. No, non è Ercane. Il cane. Non parli in dialetto che a me. Lo sa benissimo, eh. Vediamo l'ultima. Il nome di un dolce. Ercioccolato. No, non è Ercioccolato. Il cioccolato. Poi per cortesia, non parlare in dialetto che mi sto alterando. Grazie. E poi scusi. Stampato il curriculum senza mettere il nome, non ho capito qua. Mi può dire per cortesia come si chiama? Che io provvedo subito ad annotarlo perché non c'è scritto. Ma come si chiama lei? Innesto. Cioè, no, scusi, ma con tutto rispetto, ma che razza di nome è Innesto? Se ti dico Ernesto ti arrabbi. Guarda, non aver sentito. Giacinto. Va, ormai mi hai riconosciuto, dai, sono Giacinto, Vabbè, tanto ormai siamo così in... com'è che dite voi? Feeling, c'è questo feeling, cioè dammi pure del tuo, va. No, 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 io non le do del tu, non le do un bel niente, ma mi scusi. Ma poi lei non ha proprio niente da fare, che ha dovuto tornare qua al colloquio fingendo di essere romano. Cosa ne devo fare? Come cosa devo fare? Lei non, proprio non ha niente da fare, non fa niente durante il giorno? Lei cosa fa durante il giorno? Come cosa? Siete venuti anche a fare intervista a casa mia, avete voluto vedere tutto quello che facevo. Non sapete cosa faccio. Sì, ma dico, al di fuori dell'intervista che purtroppo mi hanno obbligato i miei superiori della rete a fare, che se fosse stato per me. Vabbè, io ho un impegno, vabbè, mio padre era della vecchia scuola e mi ha insegnato questo impegno e ce l'ho sempre, poi cosa devo fare? E quale sarebbe questo impegno che ha dalla vecchia scuola che le ha insegnato suo padre? Dominus vobiscum. E tu, spirito tuo. E te, l'impegno questo qua sulla col Don Sandro, io sono un sacrestano da 30 anni con la chiesa di cosa posso fare? Posso mica andare via così. Però se mettere in su girare un bel documentario, va che il Don Sandro è contento, ciusca. Ma cos'è che vuole fare lei? Con tutti quegli anni che c'ha, ma non siamo più negli anni 30. Ma che cosa vuole? Ma si gode i soldi della pensione, se ne vale. Ma vada a vedere gli scavi giù in piazza Cavour, ma cosa vuole fare qua? Ma vada fuori dalle balle, ma chi la conosce a lei? Io ho detto vada a vedere gli scavi, non torni più qui, che lavoro vuole fare qui in televisione da me, ma vada fuori dalle balle. Vabbè, vabbè, io vado, comunque, vabbè, so già che ci rivedremo, per qualcosa,
con questo proprio il presentimento che noi ci rivedremo per qualcosa, spero li vedo, ma non so. Ciao carissimo, ciao ciao.